Buonasera a tutti. La settimana scorsa si è inaugurato il ciclo di conferenze a cadenza settimanale che ancora per oggi e per i successivi tre giovedì affiancherà la mostra dantesca Più splendor le carte, allestita fino al 31 luglio presso la Biblioteca Reale di Torino. Ad ospitarci ancora una volta è lo splendido Auditorium Vivaldi, per la cui disponibilità ringraziamo la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e l'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale. Oggi è con noi il professor Giuseppe Noto, che terrà una lezione dal titolo «Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Francesca e Paolo e il triangolo erotico nelle letterature e romanze medievali». Giuseppe Noto si è laureato a Torino con una tesi comparata in filologia romanza e storia del teatro, sotto la guida di Luciana Borghi Cedrini e Gian Renzo Morteo. Conseguito il titolo di dottore di ricerca in filologia romanza presso l'Università degli Studi di Firenze, è diventato ricercatore e poi professore associato di filologia e linguistica romanza. Attualmente insegna filologia romanza, letteratura teatrale del medioevo romanzo e didattica della lingua italiana e del testo letterario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino. È stato il primo direttore del Centro Interateneo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria del Piemonte. I suoi interessi scientifici vanno dalla lirica medievale occitanica alla narrativa breve medievale in lingua d'oc e in lingua d'oil, dalla letteratura italiana delle origini a Dante, dalla ricezione della poesia dei trovatori nel Seicento al canto popolare piemontese, dal teatro medievale alla dialettica della lingua italiana e della letteratura italiana. È anche un cultore di fumetti e di romanzi gialli, nonché un amante del ballo, del tango in particolare, del canto e della recitazione, passioni che ha praticato in passato e che continua a coltivare e che non esclude di riprendere ed esercitare in un futuro prossimo. Grazie. Ah sì, tocca a me. Buonasera a tutti, si sente, sì. Buonasera a tutti. Vorrei soltanto brevissimamente ringraziare chi mi ha invitato in questo contesto così importante, e cioè il dottor Sacchiani e il collega e amico Donato Pirovano, che sono i curatori di questa splendida mostra che vi invito ad andare a vedere. Donato Pirovano, che è lui sì che è un vero filologo, io sono un guitto prestato e quindi, come dire, si è preso un bel rischio invitandomi, però vediamo come va a finire. Allora, io dovrei parlarvi di Francesca e Paolo, e la prima cosa che vorrei fare è molto semplicemente leggere i pochi versi in cui Dante racconta la storia di Francesca e Paolo. Dico Francesca e Paolo e non Paolo e Francesca, non solo per galanteria, ma perché francamente il ruolo di Paolo è minimale, quantomeno nella storia così come la racconta Dante. Probabilmente sta zitto, secondo qualcuno pronuncia un verso, piange, ecco, è lì che piange, mentre Francesca, come dire, si strugge, cerca di dare una ragione a quanto è successo. Molto brevemente vi leggo semplicemente questi versi, non li proietto apposta per obbligarvi a starmi a sentire. La situazione la ricorderete: Dante ha capito dov'è, ha capito, poi ragioneremo anche di perché ha capito di essere tra i cosiddetti lussuriosi, vede una serie di anime di cui poi parleremo e ad un certo punto vede queste due anime che viaggiano per l'aereo in coppia e quindi si rivolge a loro chiedendo spiegazioni di ciò e scrive: quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. La schiera ove dido, ovviamente dido e didone. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il tempo
scusate, mentre che il vento, come fa? Ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace co' seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole dall'or ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto cade. In realtà, per comprendere il contesto bisognerà leggere almeno i primi 5-6 versi del canto successivo, cosa che spesso ci si dimentica di fare. Dante è svenuto, ma quando rinviene scrive: al tornar della mente che si chiuse dinanzi alla pietà di due cognati, e soltanto adesso che scopriamo che i due sono cognati, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, come vedete, come credo si sia compreso, molta della mitologia costruita intorno a Paolo e Francesca, molto della storia di Paolo e Francesca che noi conosciamo, in Dante non c'è. C'è molta reticenza, c'è soltanto qualche piccolo accenno. Una cosa che forse non tutti sanno e su cui Lorenzo Renzi, uno dei miei maestri filologi romanzi italiani, ha attirato l'attenzione recentemente, è un dato curioso, ma in realtà la stragrande maggioranza delle cose che noi sappiamo della storia di Paolo e Francesca la sappiamo attraverso una sorta di novelletta che Boccaccio scrisse. Voi saprete che Boccaccio nel 1273, ormai anziano, probabilmente anche pieno di debiti perché si era appena venduto una casa, evidentemente aveva problemi di pensione, non lo so, c'era stata una riforma Fornero poco prima, comunque aveva problemi di soldi, accetta questo incarico, accetta di essere colui che commenta Dante pubblicamente. Lo farà nella chiesa
benedettina di Santo Stefano in Badia, a pochi passi da... oddio, cosa ho fatto? Perché si è spento? Sì. A pochi passi da Ponte Vecchio, le lezioni, come qualcuno forse ricorderà, si interruppero al principio dell'anno successivo per la malattia di Boccaccio, che poi alla fine del 1375 se lo portò via in quel di Certaldo. Commentando il quinto dell'Inferno, Boccaccio scrive, è una lettura che mi ruberà 5 minuti, ma siccome è interessante mi permetto di propinarvela. Boccaccio scrive, prima che più avanti si proceda, è da raccontare chi costei ovviamente è Francesca, e fosse morta, a ciò che più agevolmente si comprenda quello, eccetera. Dice, bisogna capire di chi si tratta, Dice, dunque, da sapere che costei fu figliuola di Messer Guido Vecchio da Polenta, signor di Ravenna e di Cervia, ed essendo stata, adesso ve lo, la sintetizzo un po', se no diventa troppo lungo, ma insomma la questione è che, essendoci stata guerra tra il signore di Ravenna e Cervia e i signori di Rimini, si decide di arrivare ad una sorta di matrimonio che porti pace tra le due famiglie, e quindi di dare in sposa Francesca da Rimini, per l'appunto, al figlio maggiore del signore di Ravenna. E cioè, come vedete, giustamente Boccaccio è alla fine del primo paragrafo, vedete che scrive staccato Gian Ciotto, no? Noi siamo abituati a leggerlo tutto, in realtà è corretto questo, perché Gian Ciotto sta per Giovanni lo Sciancato, Ciotto sta per Sciancato Zoppo, quindi in realtà, come dire, Gian Ciotto è un nome che ci siamo inventati noi. Che cosa dice la storia? Adesso, ripeto, la sintetizzo perché non voglio rubare troppo tempo, poi leggeremo solo alcuni punti. In sostanza la storia dice che qualcuno suggerisce al vecchio signore da Polenta che Francesca da Rimini è donna che, insomma, non è proprio una che si fa passare tutto quanto, e che quindi non bisogna che sappia che il promesso sposo è questo Sciancato, e quindi suggerisce di mandare a prenderla in sposa come una sorta di matrimonio per procura il fratello di Gianciotto, Paolo il Bello, il quale si reca a prenderla sposa, e la sposa si convince, questo ci racconta Boccaccio, che quello sia il suo vero marito. E dunque che cosa accade? Accade che quando arriva a casa, voi sapete che la luce elettrica a quei tempi non c'era, di notte tutto buio, Francesca giace, uso questo verbo perché non so, giace durante la prima notte di nozze col marito, convinta che si tratti di Paolo, e invece al mattino, den colpo di scena, scopre che era Gianciotto, e quindi, come dire, non la prende benissimo. Andiamo avanti con la narrazione, perché che cosa accade? Accade che dice che a questo punto Francesca si sente defraudata, si sente ingannata. Boccaccio in qualche modo sta giustificando il comportamento di Francesca, e in questo poi ci torneremo, perché è un atteggiamento che per certi versi si potrebbe definire anche protofemminista. I due si innamorano tra di loro, e Boccaccio continua, e perseverando Polo, che sarebbe Paolo, e Madonna Francesca in questa dimistichezza, ed essendo Gianni andato in alcuna terra vicina per podestà, quasi senza alcun sospetto insieme cominciarono ad usare, senza alcun sospetto che qualcuno potesse sapere che cosa stessero combinando. Come al solito c'è qualcuno che non si fa mai i fatti suoi, racconta Boccaccio, no? E racconta che qualcuno va dal marito e svela quanto i due, cioè Paolo e Francesca, stanno architettando alle sue spalle. E dunque che cosa fa? A sorpresa, mai tornare a casa a sorpresa, mai fare le sorprese, torna, fa una sorpresa e ovviamente, come dire, capisce quello che sta accadendo. Ma qui lascio la parola a Boccaccio, che dice: di che Gianni, fieramente turbato, occultamento tornò a Rimino
e da questo cotale, avendo veduto Polo entrare nella camera da Madonna Francesca, questo cotale è quello che gli aveva fatto la spia in qualche modo, fu in quel punto menato all'uscio della detta camera, nella quale, non potendo entrare, comincia a bussare: fammi entrare, fammi entrare. I due si accorgono che sta per accadere qualcosa, e qui Boccaccio ha questo colpo di genio che è un po' una gag, no? Perché Paolo cerca di calarsi da una botola che si apre dal piano al piano di sotto, ma gli rimane il vestito, la giacchetta impigliata in uno spuntone, quindi a questo punto la donna apre, Gianciotto entra, succede quel che potete immaginare, ma lasciamo di nuovo la parola a Boccaccio, e Boccaccio scrive: ed entrato Gianni dentro, incontanente s'accorse Polo esser ritenuto per la falda del corretto, gli è rimasta la falda della sua giacchetta appiccicata a questa botola, e con uno stocco in mano correndo là per ucciderlo, e la donna, accorgendosene a ciò che quello non avvenisse, corse oltre presta e misesi in mezzo tra Polo e Gianni. Quindi Francesca si interpone tra i due, il quale già aveva alzato il braccio con lo stocco in mano, e tutto si gravava sopra il colpo. Avvenne che quegli non avrebbe voluto, cioè che prima passò lo stocco il petto della donna, che egli aggiungesse a Paolo. I due muoiono insieme, colpiti dallo stesso colpo di stocco, ma ovviamente Gianciotto questo non l'avrebbe voluto, non l'avrebbe voluto, perché è Francesca che si interpone. Quindi c'è anche una piccola, in qualche modo, non solo c'è una grande giustificazione di Francesca, ma c'è anche una piccola giustificazione di Paolo. E poi la scena finale: furono i due amanti con molte lacrime la mattina seguente seppelliti e in una medesima sepoltura. Perché vi ho letto questa storiella? Intanto perché io la trovo bellissima, ma perché in realtà tutto quello che noi sappiamo tutto o quasi quello che noi sappiamo della storia di Paolo e Francesca, o di Francesca e Paolo, e che noi raccontiamo, in realtà non deriva da quanto, come abbiamo appena visto, ci racconta Dante, ma dalla novelletta, qualcuno l'ha definita la 101ª novelletta del Decamerone, che ha inventato Boccaccio. Poi c'è tutta una storia molto interessante che coinvolge persino anche Foscolo, De Sanctis, insomma sarebbe molto interessante capire come si costruisce il mito di Dante, ma la questione è, scusate, il mito di Paolo e Francesca, ma la questione è che il mito di Paolo e Francesca probabilmente senza l'intervento di Boccaccio non sarebbe il medesimo. Torniamo a Dante. Beh, innanzitutto mi piace ricordare che questa storia del bacio e quella dell'assassinio appaiono per la prima volta sotto la penna di un illustratore francese del Cinquecento, che sta proprio in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, e quindi a maggior ragione sono contento di essere qua. È il manoscritto L317. Prima di dirvi quello che io penso si possa dire su Francesca e Paolo, lasciatemi fare due brevi considerazioni ancora. La prima è, vorrei leggervi quello che scriveva Francesco De Sanctis, il padre della storiografia letteraria italiana, nonché ministro della pubblica istruzione, credo, se non ricordo male, il primo ministro della pubblica istruzione italiano, quello che Francesco De Sanctis scriveva nel 1869 a proposito di Paolo e Francesca. Io mi domando, scriveva, con che cuore possono i commentatori, innanzi a una creazione così limpida, abbandonarsi a sciarade e indovinelli e fantasticare sui tanti perché. E poi, rivolgendosi agli studenti, diceva: gittate via i commenti, basta, non leggete i commenti e leggete Dante. Quindi io qui in qualche modo vengo invece a cercare di commentare, ma vorrei provare appunto a commentare il testo di Dante e non l'invenzione successiva che se n'è fatta. Perché? Perché io sono innanzitutto un docente e io credo che in questo momento storico
sia arrivato, abbiamo la necessità, diciamo, abbiamo passato parecchi anni in cui si è detto agli studenti di porsi la domanda: che cosa dice a te quell'autore o quell'altro? Che cosa dice a te Dante? Che cosa dice a te Foscolo? Che cosa dice a te Petrarca? Va benissimo, è una domanda assolutamente legittima, ma con questa storia dell'attualizzazione, secondo me si sono ottenuti due risultati negativi, perniciosi per la storia della scuola e delle nuove generazioni. Primo risultato negativo, una generazione che ha perso il senso della storia, che ha perso il senso del divenire delle cose e del costruirsi delle cose storicamente. Seconda conseguenza perniciosa, una tendenza all'egocentrismo, perché è evidente che se la domanda è sempre che cosa dice a te Dante, io non mi porrò mai il problema di che cosa dice Dante al mio vicino di casa, al mio compagno di banco o, se preferite, a chi abita dall'altra parte della strada. Chiedersi che cosa diceva Dante ai lettori di Dante, io credo che sia veramente importante, non soltanto dal punto di vista della ricerca scientifica, ma finanche dal punto di vista degli obiettivi educativi che dobbiamo porci come insegnanti. Come diceva Umberto Eco, dobbiamo chiederci qual era l'intenzione del testo. Personalmente dico, mi sono stufato di domande del tipo: che cosa ti dice Dante? Te lo dici davanti allo specchio e parli con te stesso, che forse è l'unico luogo in cui la domanda ha un senso, a mio modo di vedere. Dunque, Inferno 5 è il canto nel quale Dante incontra i peccatori carnali. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta, eccetera, 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 eccetera. Quello che mi interessa è il verso 37, intesi che ha così fatto tormento, enno, cioè sono dannati peccator carnali che la ragion sommettono al talento. Dante intende, comprende da sé, sente dentro di sé, non c'è bisogno che qualcuno glielo spieghi, non c'è bisogno che Virgilio gli racconti di chi si tratta. Io posso anche sbagliarmi, ma ho la sensazione che di questo intesi, perché mi aiuta anche a spiegare che cosa vuol dire, secondo me intesi si ricorda Umberto Saba in questa splendida poesia che qualcuno ha avuto il merito di proporre agli studenti dell'esame di Stato proprio quest'anno, mio padre è stato per me l'assassino. Guardate che cosa dice nella terzina finale Umberto Saba. Chi parla è la madre, La madre, sapete che gli ha sempre parlato male del padre, che era un poco di buono, se n'era andato quando lui era molto piccolo, era un donnaiolo, non so. Però a 20 anni lui racconta qui: finalmente conosco mio padre, e Saba dice: non somigliare a Moniva, la madre, a tuo padre. E io più tardi in me stesso lo intesi. Erano due razze in antica tensione. Vuol dire lo capì, ma lo sentì dentro di me. Proprio Donato Pirovano ha attirato l'attenzione spesso sul fatto che è Umberto Saba che dice che la bocca mi baciò tutto tremante, è il più bel verso d'amore che sia mai stato scritto, così diceva Saba. È probabile che Saba ricordasse a memoria questi versi. Io non so se avessi in mente l'intesi di Dante, ma certo questo intesi aiuta a comprendere che cosa voleva dire Dante. Ora, com'è possibile che Dante capisca autonomamente quello che ha davanti? Da dove gli arriva l'esperienza provata, vissuta, che lo porta a intendere, a compartecipare del destino di Francesca e Paolo? Arriva dalla vita? Bah, oddio, sarebbe veramente banale considerare la Divina Commedia trascrizione della biografia di un autore, come tendono a fare gli studenti liceali e come noi dovremmo a tutti i costi spingerli a non fare. Sarebbe banale, fuorviante. La Divina Commedia è tante cose, ma secondo me è soprattutto una rilettura e una reinterpretazione del mondo e della storia degli uomini in senso e con finalità escatologici, che riguardano le finalità, no, non scatologici, ovviamente, che riguarda qualcos'altro, la cacca.
ma questo è scatologici invece, ovviamente, che riguarda le finalità degli uomini. E questa rilettura e questa interpretazione si iscrivono perfettamente dentro il segno della letteratura, perché è innanzitutto attraverso la letteratura, con il linguaggio della letteratura, che Dante parla, riflette su se stesso e sul mondo, crea sintesi, riprende e fonde le tradizioni diverse, innanzitutto, lo sappiamo, quella classica e quella biblica. Perché Dante è sì un profeta, in senso proprio, in senso etimologico, che indica che cosa avverrà, parla di ciò che avverrà, ma è soprattutto un letterato che parla con il linguaggio della letteratura. Non è un caso che Francesca, la prima dannata che Dante incontra, ricordiamoci che stiamo parlando della prima dannata che Dante incontra, è soprattutto una lettrice, questo non l'ho detto io, l'ha detto Gianfranco Contini, così come l'ultimo penitente a chiudere un cerchio che Dante incontrerà nel 26esimo del Purgatorio, sarà il grande poeta provenzale Arnaut Daniel. Come vedete, tutto si chiude e si iscrive nel segno della letteratura, in un canto, il 26esimo del Purgatorio, in cui Dante incontra, oltre che Arnaut Daniel, come ricorderete, anche Guido Guinizelli. E dunque, tra tutte le prospettive possibili, attraverso le quali affrontare questo canto, su cui è stato scritto di tutto e forse è difficile dire cose nuove, quello che io voglio provare a fare con voi è vedere come la letteratura del tempo di Dante agisse dentro questo canto, la letteratura, in particolare la letteratura erotica, ovviamente da intendersi in senso etimologico, cioè la letteratura d'amore. In questo quinto dell'inferno Dante, come fa sempre, rivaleggia con la tradizione classica e con la tradizione romanza. Dante ha sempre un rapporto agonistico con chi l'ha preceduto. Dante vuole creare un nuovo mito letterario che superi quelli precedenti, quelli della classicità e quelli della sua contemporaneità che ha elencato poco prima di parlare di Paolo e Francesca, lo vedremo tra un attimo. Certo, questo mito, quello di Francesca e Paolo, prende sicuramente spunto da un fatto di cronaca. La storia che abbiamo testé vista raccontata da Boccaccio probabilmente è frutto quasi completamente di invenzione, ma i nomi e le situazioni in realtà sono storicamente determinate, provate. E d'altro canto noi sappiamo che effettivamente c'è stato un omicidio, oggi si direbbe un delitto, si sarebbe detto fino a qualche decennio fa, secondo il codice penale italiano, un delitto d'onore, insomma. Perché prima di fare tanti supercigliosi, ricordiamoci che il delitto d'onore è stato abolito dall'ordinamento penale italiano mica da tanti decenni, e che il grande Fausto Coppi ha fatto giorni di galera accusato di adulterio, il mitico Fausto Coppi. Quindi, prima di fare tanto gli spiritosi, guardiamo a qualche decennio fa quella che era la nostra storia. Tuttavia, noi sappiamo con precisione che Paolo Malatesta era stato capitano del popolo a Firenze nel 1282-83 ed è molto probabile dunque che Dante lo avesse conosciuto. Sappiamo anche, e questo devo dire l'ho scoperto grazie a un bellissimo scritto di Sandro Orlando che vedo qui, un po' mi intimorisce perché è uno dei massimi esperti di questo canto, che Bernardino, uno dei fratelli di Francesca, combatté nel 1289 a Campaldino al fianco di Dante. Quindi potrebbe anche essere avvenuto che gli avesse raccontato qualcosa, così come sappiamo che nel 1304, che è l'anno della morte di Gianciotto, Dante soggiorna alla corte dei conti Guidi di Romena presso Margherita, che è figlia di Paolo Malatesti. Quindi sicuramente Dante conosceva questi fatti, forse aveva conosciuto Paolo, probabilmente aveva sentito direttamente raccontare alcuni di questi fatti, e tuttavia si tratta di una storia che, pur prendendo spunto dalla cronaca, poi Dante costruisce
e come costruisce, grazie alla letteratura. Una letteratura che agisce, per così dire, al quadrato. Perché? Perché la storia d'amore tra i due è immaginata da Dante, lo sappiamo, come in qualche modo determinata dalla letteratura, dalla lettura di un libro, e poi perché il contatto, prima solo visuale e poi carnale, tra i due amanti, avviene per il tramite di un libro. E questa storia, dicevo, letteratura al quadrato, perché poi verrà fissata per l'eternità dal genio artistico di Dante in competizione agonistica, come ho già detto, scrivendo questa storia, con chi aveva scritto le storie dei grandi amanti della letteratura classica e medievale. E d'altro canto, quanto sia importante la letteratura e la lettura lo si vede semplicemente leggendo in questi pochi versi, quante volte torna la radice del verbo leggere. Guardate, noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia di viso, la bocca mi baciò tutto tremante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo amante. Alla faccia della retorica che tutti quanti noi insegniamo ai nostri studenti di non ripetere, guardate Dante quante volte ripete derivati del verbo leggere, evidentemente Dante non sapeva scrivere, noi avremmo segnato tutti con la biro rossa questi versi di Dante. Prima di parlare di Paolo e Francesca, di chi ci parla Dante? Qui devo andare veloce, abbiate pazienza, ma non voglio penalizzare poi chi seguirà. Cita una serie di personaggi, li fa citare da Virgilio, i personaggi in questione, senza bisogno di leggere tutti i versi, sono Semiramis, Semiramide, che fonte e simbolo della più sfrenata lussuria per tutto il Medioevo, personaggio dell'antichità di cui Dante probabilmente ha notizia da Paolo Orosio, storico del V secolo. Poi viene citata Didone, e qui ovviamente Virgilio, Eneide 4, il riferimento, poi viene citata Cleopatras, Cleopatra, non c'è bisogno di dire nulla su quanto Cleopatra abbia rappresentato la lussuria per la classicità del Medioevo, poi viene citata Elena, colpevole della guerra di Troia, poi viene citato Achille, che secondo una tradizione che risale sin a Ovidio per tutto il Medioevo, in molte versioni era rappresentato come un lussurioso che si era perduto per amore di Polissena, figlio di Priamo, e poi viene citato Paride, probabilmente quello di legato anche lui alla guerra di Troia, poi viene citato Tristano ovviamente uno dei componenti di un'altra grande storia d'amore di cui avremo occasione di parlare, e cioè Tristano di Tristano Isolde. Avrete notato che in questa prospettiva, tra l'altro, si tratta sempre di personaggi che per la loro passione provocheranno la morte propria o di altri. Questo è un dato interessante su cui non c'è tempo di soffermarsi, ma lo richiamo alla vostra attenzione. Dunque, dopo aver elencato esempi della tradizione classica e romanza, senza distinzione tra storia e letteratura, questo è abbastanza tipico del Medioevo, Dante vuole creare tramite la letteratura e tramite la propria arte un nuovo mito letterario che consegnerà la posterità e che rimarrà imperituro. Un mito letterario che, ed è qui che volevo arrivare, attenzione, si iscrive perfettamente dentro un modello narrativo che la letteratura medievale ben conosceva, e cioè quello del triangolo erotico. La letteratura medievale è densa, piena di triangoli erotici, di triangoli amorosi,
nei quali, l'osservazione non è mia ma è di Darko Silvio Avalle, si ripete sempre lo stesso meccanismo che descriverò in breve. C'è un marito il quale di norma è sovraordinato nella scala gerarchico-feudale rispetto a tutti gli altri, quindi gli si deve totale fedeltà secondo l'etica e la giurisprudenza del tempo. C'è poi un subordinato che gli dovrebbe totale fedeltà, che però diviene l'amante della moglie del suo sovraordinato. La storia è sempre quella, pensate a Tristano Isotta e Re Marco, che pensate a Lancillotto, Ginevra e Re Artù, pensate, lo dico per chi ha sentito altre mie cose sulla vita di Guillaume de Cabestagne, del trovatore Guillaume de Cabestagne, la stessa situazione. Pensate anche a Paolo, Francesco e Gianciotto. La situazione è la medesima. Dal punto di vista dello schema narrativo, ci sono due uomini in competizione per una donna, normalmente uno più vecchio, l'altro più giovane. Quello più vecchio però è sovraordinato, gli si deve totale fedeltà. La prima cosa che dobbiamo evitare di pensare è che il peccato, se peccato c'è, che l'infrazione in queste situazioni sia un'infrazione di tipo morale, cioè che sia una banale questione di corna, direbbe Sciascia. Non è una banale questione di corna. È evidente che in questa situazione, se il subordinato manca al proprio totale, alla propria totale necessità e dovere di fedeltà rispetto a chi è sovraordinato, mette in discussione un intero ordine sociale. Il peccato, l'infrazione dei due amanti non è, come noi saremmo portati a pensare, eminentemente di natura morale, ma è di natura sociale, finanche politica, in una realtà che vedeva, come peraltro la classicità, il matrimonio, perlomeno ai livelli delle classi alte di cui stiamo discutendo, come un istituto di natura economica, giuridica, finalizzato esclusivamente alla prosecuzione della specie. Quindi la prima cosa che dobbiamo evitare di pensare è che sia una banale questione di corna. Tuttavia è evidente che Dante, costruendo la storia di Paolo, Francesca e Gianciotto, ha in mente questo schema e lo ripete, e da questo punto di vista si iscrive perfettamente dentro un modello semiologico, un pattern, come oggi a molti piace dire, che come dire, faceva parte della tradizione precedente. In realtà, e anche qui sarebbe interessante, ma non c'è tempo, la letteratura, come vedete, sono più le cose che non dico di quelle che dico, ma è sempre così, è sempre così. Ci sono molti altri esempi di triangoli erotici nella letteratura medievale. C'è un autore in particolare che noi italiani tendiamo a leggere poco, ma che invece andrebbe letto molto, che è il grande Chrétien de Troyes, probabilmente il più grande autore medievale prima di Dante, il quale, per esempio, ve ne cito soltanto un caso, in uno dei suoi romanzi in versi, il Cliché, utilizza, crea anche lì una situazione di triangolo erotico, ma in questo caso la pozione, che voi sapete che per Tristano Isotta era servita a farli, mio nonno che era siciliano avrebbe detto incucchiare, a farli incontrare, insomma. Invece nel caso del Cliché la pozione serve proprio a evitare l'accusa e il peccato di adulterio. Quindi non è l'unica possibilità di sviluppo del tema del triangolo erotico. E d'altro canto, e questo invece ve lo devo dire perché secondo me è importante, anche alcuni dei triangoli erotici di cui abbiamo parlato, in alcune versioni, in particolare penso proprio a Chrétien, hanno una significazione allegorica che probabilmente, come vedremo tra poco, nelle versioni che Dante aveva conosciuto si era perso. Guardate, voglio brevissimamente farvi vedere proprio la storia di Lancillotto e Ginevra raccontata da Chrétien de Troyes. Siamo nel XII secolo. Non è, allora attenzione, non si tratta della versione che Dante conosce, perché in questa versione non c'è il bacio famoso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, ricorderete.
Ma accidenti, non c'è il bacio, ma c'è ben altro. Io adesso non voglio rubare troppo tempo, ma Lancillotto giunse dunque al letto della regina. La adora e si inchina davanti a lei, giacché non c'è sacra reliquia in cui creda di più. Siamo quasi ai limiti del blasfemo, e poi vedremo anche perché. Guardate, è proprio un incontro d'amore, eh? Lo stringe forte al suo petto, lo attira nel suo letto, eccetera, eccetera. E poi ancora, ora Lancillotto ha tutto quello che desidera, perché la regina accoglie con favore la sua compagnia e le sue carezze, mentre lui la tiene tra le braccia e la regina lo tiene tra le sue, eccetera, eccetera, eccetera. E poi chiude, Chrétien, delle gioie, fu la più preziosa e la più squisita, quella su cui la storia tace e mantiene il segreto. Molto godimento e piacere provò Lancillotto per tutta la notte. Intanto avrete notato la medesima reticenza che anche Dante utilizzerà nel bloccare lo sviluppo della scena, come dire, noi diremmo sul più bello. Ma la cosa interessante è che questa scena del Lancelot, che non è, ripeto, quella, la versione del Lancillotto che Dante conosceva, è stata letta da molti, e probabilmente correttamente, come una scena che allegoricamente allude all'estasi mistica. Questa non è la descrizione, questo non è un romanzo erotico, non sono le ore, veramente molti giovani non sanno neanche di cosa sto parlando, non importa. Questo è, come dire, questo è probabilmente, e lo si capisce chiaramente nel contesto dell'Lancelot, il cavaliere della carretta, una scena che allude allegoricamente all'estasi mistica. Quindi, come vedete, in realtà di triangoli erotici ce n'erano altri nella letteratura medievale, ma quelli che conosceva Dante invece sono di quell'altra categoria di cui abbiamo parlato prima. Aggiungo solo che non deve affatto sorprendere che il linguaggio erotico possa indicare allegoricamente l'estasi mistica, perché basti ricordare tutta la tradizione della mistica erotica medievale che si fonda sul Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è uno dei testi erotici più belli mai scritti e che la tradizione biblica interpreta in senso allegorico, come sapete, inserendolo perfettamente nel canone dei libri sacri. Dicevo, non è questa la versione che Dante conosceva. Dante probabilmente conosceva, anzi è quasi sicuro, conosceva una versione della storia di Lancillotto successiva, il cosiddetto Lancelot en prose, il Lancillotto in prosa, scritto in francese, ma questo per lui non era un problema. D'altro canto era stato allievo di Brunetto Latini, quindi conosceva perfettamente il francese antico, il francese antico per Dante ovviamente non esisteva, il francese, e una versione del Lancelot in cui effettivamente c'è la scena del bacio come pegno d'amore tra Lancillotto e Ginevra. Accenno soltanto al fatto, perché può essere interessante, che invece nel Lancelot di Chrétien de Troyes, quando Lancillotto e Ginevra, prima di questo incontro, come posso dire, hot, scambiano una promessa d'amore, lo fanno attraverso un saluto, e questo dovrebbe ricordare, qui abbiamo uno dei ho difficoltà a parlare della Vita Nuova di fronte a Donato Pirovano, ma insomma dovrebbe ovviamente ricordarci qualche cosa a proposito della retorica del saluto tipica di Dante e poi dello Stinnone. Dante dunque è sì un uomo che rifiuta il suo tempo, basti pensare all'idea anacronistica e storicamente perdente dell'impero universale, ma è al contempo profondamente un uomo del proprio tempo, che del proprio tempo utilizza stilemi, schemi narrativi e che a quegli schemi rimane profondamente legato, e non potrebbe essere altrimenti. Ben se ne avvide, come abbiamo visto, Boccaccio commentando Inferno 5, dove, come avrete visto, pur in un'ottica giustificazionista nei confronti di Francesca, sostanzialmente costruisce una storia incentrata sullo stesso modello e che chiaramente riprende alcune,
alcuni tratti, ad esempio da Tristano e Isotta, questa storia del matrimonio per procura, per esempio, è simile alla storia, no, perché anche Tristano andrà a prelevare Isotta per conto di Re Marco, come anche la sepoltura insieme è presente in alcune versioni del Tristano e Isotta, nonché nella vita, nel racconto biografico del trovatore Guillem de Cabestagne di cui ho parlato precedentemente. Eppure è lo stesso Boccaccio che circa 20 anni prima aveva riscritto quello schema del triangolo erotico, sto pensando alla nona novella della quarta giornata, quella del cuore mangiato, se qualcuno vuole andarsela a rileggere, anche una delle più brevi, aveva riscritto quello schema ribaltandolo completamente, facendolo saltare per aria in funzione di valori e di ideologie che nel giro di un paio di generazioni, da Dante a Boccaccio, erano decisamente mutati. Ma quello del commento a Dante, 20 anni dopo, è un Boccaccio che, se non è vecchio, si autorappresenta come vecchio. È curioso, no, che Boccaccio 20 anni prima fa rivoluzionario e 20 anni dopo rientra perfettamente nei ranghi, costruendo la storia del triangolo erotico secondo il modello tradizionale. E tra l'altro, cosa che ovviamente non abbiamo il tempo di fare, magari in altre occasioni si potrebbe anche provare a farlo, Boccaccio poi non soltanto racconta questa storia, ma poi c'è una, come dire, una sorta di narrazione allegorica del quinto dell'inferno, dove manifesta veramente tutta la sua adesione, direi bigotta in qualche modo, e anche un po' bigottamente semplicistica rispetto alle verità di ordine religioso che vuole mettere in luce. Quindi è un Boccaccio che nel giro di 20 anni è diventato da incendiario pompiere, potremmo dire, ma questo di per sé non è una grande novità nella letteratura medievale, è il tipico schema per cui da giovani si è fautori di valori trasgressivi, che possono essere l'amore terreno o altri, e poi da vecchi si diventa molto più attenti all'amore celeste. Pensate al caso di Guittone, pensate al caso di Dante, che dalla Vita Nuova passa alla Divina Commedia, pensate al caso di Petrarca, con il Canzoniere, e probabilmente anche lo stesso Boccaccio con il passaggio dal Decamerone all'esposizione, al commento di Dante 5. Il Boccaccio del Decamerone dunque è lontano da Dante. Sono passate 2 generazioni. C'è un altro grande autore, il terzo, della famosa triade, Petrarca, che si dimostra ideologicamente lontano da Dante nel giro di poco più di una generazione. Si potrebbero fare tanti esempi, sappiamo che Petrarca vive sulla nuova ministra. Urca, cos'è successo? Ci sono delle interferenze, ho detto delle cose che non dovevo dire, no? Vabbè. Dicevo, ho quasi chiuso, ho finito. Dunque, mettiamola così. Francesca, Didone, tutte le donne citate da Dante nel quinto dell'Inferno, per i commentatori di poco successivi a Dante, e probabilmente per Dante stesso, dal punto di vista morale, sono delle poco di buono. Ricordo, lo ha citato Lorenzo Renzi, lo ha citato anche il professor Pirovano, quello che un dantista, che Pirovano ha avuto il merito di riportare all'attenzione dei dantisti, cioè l'abate Cesari, nel 1824 scriveva con la famosa frase: Francesca non era una bagascia. Ecco, probabilmente invece per il Medioevo Francesca era una bagascia,
è inutile che ci giriamo intorno. E anche Didone, per Dante, era una bagascia. Su questo non c'è ombra di dubbio, perché basta andare a vedere quello che poi dirà dopo. Guardate invece Petrarca, poco più di una generazione dopo, che cosa scrive. Petrarca ovviamente con tutt'altro spirito, con la preoccupazione ad esempio di chi dimostra, dati alla mano, che un incontro tra Didone e Enea era storicamente impossibile. No, perché per il Medioevo, per Dante, Didone era una bagascia? Perché aveva tradito appunto la memoria del marito Sicheo e si era uccisa per amore di Didone. Petrarca, con grande spirito filologico e umanistico, dimostra che questo non è possibile e che dunque le cose stanno diversamente. Lo dice in molti punti, ma lo dice soprattutto nei trionfi. Adesso vado subito a cercare, ed è l'ultimo testo che vi sottopongo, perché ce n'erano molti altri, come vedete, ma il tempo non mi permette, giustamente, poi sennò si diventa noiosi. Eccolo qui. Ce l'abbiamo fatta, eccolo qua. Trionfi, Triumphus Pudicitiae, 154, 159, sentite cosa scriverà, ripeto, poco più di una generazione dopo Dante, Petrarca. Poi vidi, sta parlando ovviamente delle donne, come vedete, che invece Triumphus Pudicitiae, no? Mentre per Dante Didone probabilmente era una bagascia, per Petrarca invece è un simbolo di pudicizia. Poi vidi fra le donne pellegrine quella che per lo suo diletto e fido sposo, non per Enea, volse ire al fine. Si suicidò per tener fede al marito, non perché si era innamorata di Enea. Taccia il vulgo ignorante. Viene da dire che dentro il vulgo ignorante per Petrarca ci sta anche Dante, evidentemente. Io dico Dido, cui studio d'onestate a morte spinse, non vano amor come il pubblico grido. Guardate come sono cambiati i tempi, insomma. Per Petrarca nemmeno Didone è una bagascia. Ma questa è ovviamente tutta un'altra storia e adesso non c'è il tempo di raccontarla. Vi ringrazio.